collaborazione con la Fondazione Palazzo Te e Mantova Musica, Diabolus in Musica e Terrotopi e Piero Festival. È un progetto che nasce in occasione del centenario della morte di Claude Debussy, e quindi ci sembrava quasi d'obbligo, ci sembra tuttavia molto interessante unire diversi media artistici, quindi la musica, le opere grafiche di Fiona e anche questi lavori interessantissimi preparatori di alcune opere di Salvatore Sciarrino, che è uno dei compositori più importanti del XX secolo italiani. E quindi questa mostra sarà parte di un progetto che vedrà il 22 e il 23 in particolare Palazzo Te protagonista, con artisti, musicisti provenienti dall'Italia e dall'estero, con musiche di Debussy e musiche contemporanee. Mi piace molto la musica in particolare la musica di Debussy, e tutti i disegni sono faccio i disegni quando ascolto la musica, e anche suono la musica nel piano, anche ho letto molti libri di Debussy e altri compositori. Faccio i disegni di John Cage e anche di Bach e altri compositori. Viene inaugurata il 20 giugno alle 18:30 e durerà fino al 9 settembre, quindi sarà, diciamo, occuperà questi bellissimi spazi fino alla fine del Festival di Letteratura.